Sono Angelo Piras, chef e patron del ristorante San Domenico, sito nella collina torinese, esattamente a Chieri. Sono qui per proporvi alcuni piatti del mio menù. Saranno tutti di facile esecuzione, in modo che tutti li possano riprodurre con facilità. Prepariamo ora un piatto di calamari croccanti con delle verdurine croccanti. Un altro piatto semplicissimo, di facile esecuzione anche questo. Abbiamo anche bisogno di pochi ingredienti, cose che si possono trovare in casa, a meno che naturalmente il pesce che vi potete far pulire sempre dal vostro pescivendolo. Usiamo dei calamari freschi, vengono anche questi qui eviscerati, tolta la pelle. E abbiamo gli ingredienti che abbiamo dell'uovo, della farina, del sale, delle carote, delle cipolle di Tropea, dei porri e delle zucchine. Allora iniziamo col preparare le verdure. Usiamo solamente la parte verde dello zucchino, così poi il piatto rimane anche coreografico con dei colori vivaci. Anche qui facciamo solamente un piccolo antipasto, quindi poi passiamo alle carote, sempre tagliate più sottili possibili. Usiamo un pelapatate, un attrezzo che troviamo in tutte quante le case. Un pezzo di porro, che questo tagliato possibilmente sottile, ne abbiamo a sufficienza. Un po' di cipolla di Tropea per darle un gusto più particolare, dolce. E poi la vostra fantasia, se volete aggiungere qualche altra verdura, va benissimo. Due foglie di basilico per darle ancora un po' di gusto. Passiamo nella farina questi ingredienti e andiamo a friggere. Friggiamo nell'olio di semi. Mettiamo nell'olio che sia caldo. È una cosa anche molto veloce. Devono solamente dorare. Direi che ci siamo. Le tiriamo su asciutte. Il profumo è stupendo. Un pizzico di sale. E intanto prepariamo i calamari. I calamari tagliamo sempre a rondelle, coltello sempre ben affilato. Un pizzico di farina. E aggiungiamo un po' di uovo sbattuto, rosso e bianco. A questo punto qui passiamo alla padella con l'olio sempre bello caldo. Mettiamo i calamari possibilmente in punti diversi per evitare che si attacchino. Come potete vedere, questo piatto è anche semplicissimo, pochi ingredienti, abbiamo messo in padella i calamari, bastano pochi minuti, 3 o 4 minuti, e possiamo già tirarli su. Il fritto è stato fatto in questa padella che è un wok. Abbiamo usato un olio di semi di arachide, un olio di semi. Uso questo tipo di olio perché mi dà molta più croccantezza al fritto. Ha un pizzico di sale sui calamari, la verdurina l'avevamo già preparata prima. E intanto passiamo all'impiatto. Ho usato una cosa molto semplice, una busta del pane, quindi coreografico, semplicissimo. E aggiungiamo queste verdure croccanti così sopra. Il piatto è finito.